Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Inter, ragazzi. Ovviamente, dopo un paio di giorni che non ho fatto video, sono uscite notizie importantissime, quindi mi sembra giusto parlarne. Allora, partiamo dalla prima, che è quella ufficiale, ovvero Thuram. Ottimo colpo, ragazzi. 25 anni, svincolato, gli paghi solo l'ingaggio, 6 milioni e mezzo netti a stagione. Fa uno sgarbo ai cugini rossoneri che lo volevano prendere. Il Milan gli aveva offerto 6 milioni, noi gli offriamo 6 e mezzo, mi sembra quasi un Calhanoglu bis, mi sembra quasi la trattativa per Thuram. Comunque, giocatore alto, fisico, veloce e che sa anche dribblare, quindi ragazzi un giocatore che ha delle caratteristiche che ci mancavano. Infatti ci lamentiamo sempre noi interisti degli esterni che non dribblano, finalmente abbiamo una punta che dribbla. Bisognerà vedere comunque il futuro di Lukaku e di Correa, perché comunque diciamo Thuram in questo momento viene per rimpiazzare Dzeko. Bisognerà vedere se Lukaku rinnoverà un altro anno di prestito con l'Inter e se Correa verrà venduto oppure no. Quindi per adesso in teoria se Lukaku dovesse restare abbiamo 4 punte, però bisognerà vedere Lukaku e Correa. Per quanto riguarda invece le altre trattative, ragazzi, quindi comunque Thuram, ottimo colpo. Per quanto riguarda invece le altre trattative che sono in questo momento in fase di stand-by, c'è Brozovic. Diciamo, si pensa che dall'Arabia Saudita, dai 15 milioni che offriva la squadra saudita, offriva 15 milioni, l'Inter ne chiedeva 25, la squadra si è avvicinata intorno ai 22 più bonus, quindi però in questo momento c'è una fase di stallo, non ci sono altri aggiornamenti. Per quanto riguarda Frattesi, ha fatto delle dichiarazioni dove dice che comunque ha già scelto la squadra che vu dove vuole giocare, però siccome ancora non c'è nulla di certo, non vuole sbilanciarsi, però comunque dice che c'è una squadra più avvantaggiata rispetto agli altri e si pensa sia l'Inter, però non mi voglio sbilanciare sinceramente, ragazzuoli. Per quanto riguarda Spilicueta, ci sono stati dei contatti, il Chelsea non ha messo i bastoni fra le ruote per impedire la trattativa, quindi si pensa possa andare avanti. Secondo me è un buon giocatore, però comunque io diciamo andrei sempre su giocatori un po' più giovani, non dico diciottenni, ma sui 25-26 anni, che comunque hanno già un'esperienza. A Spilicueta, se non mi sbaglio, già c'ha più di 30 anni, anzi forse neanche un po' di più, andiamo, siamo sui 32-33, non vorrei sbagliarmi, ma comunque i 30 ce li assicuro. Però ripeto, sicuramente è un profilo d'esperienza, ha giocato già la Champions League, comunque ha giocato partite importanti, quindi sa, se non mi sbaglio, ha vinto anche la Champions con il Chelsea, quindi sa già cosa, comunque, che partite giocare, comunque sa, ha già affrontato partite molto importanti. E poi, vabbè, comunque ragazzi, le trattative che già abbiamo chiuso, ovvero Bissek, già lo sappiamo. Bisognerà vedere Onana, perché si dice che il Manchester United voglia offrire 60-70 milioni in ca nel caso in cui De Gea se ne dovesse andare, e io penso che se dovesse arrivare una cifra del genere, l'Inter lo venderebbe subito. Ovviamente dal punto di vista, diciamo, se devo dire un parere da tifoso, ovviamente mi dispiace, è Onana, non lo venderei mai. Però se devo parlare da un punto di vista sportivo e dirigenziale, ovviamente ragazzi, ricordiamoci che Onana è un parametro zero, lo prendi da svincolato, perché vi ricordate che è stato praticamente un anno senza giocare, e ti entrano quindi 60-70 milioni tutti puliti nelle casse. Ragazzi, per la situazione economica che ci abbiamo, Zanga non ci pensa 3 secondi a venderlo. Bisognerà vedere, ripeto, tutto starà al Manchester United, se il Manchester United invierà questa offerta all'Inter oppure no, quindi dipende anche dal futuro anche di De Gea. Per quanto riguarda invece, ripeto, le altre trattative, Frattesi, aspettiamo aggiornamenti, però comunque ripeto, si pensa che la squadra più avvantaggiata per adesso sia la nostra, ma c'era anche il Milan, bisognerà vedere un po' la situa. Perché potrebbe anche infilarsi il Milan, visto che comunque Tonali si è andato al Newcastle, magari vuole inserirsi all'interno della trattativa, anche se si pensa che i rossoneri siano più indirizzati nell'iniziare uno scontro di mercato con la Juve per Milinkovic. Ripeto, tanta carne sul fuoco. Le uniche due trattative che abbiamo chiuso per adesso sono Bissek e Thuram, che secondo me sono due ottimi acquisti, due giocatori giovani. Bissek ha 22-23 anni, non ricordo.
Thuram ne ha 25, quindi sicuramente ringiovanisci la squadra. Prendi, ripeto, anche dei giocatori intanto importanti per il futuro, ma che comunque possono servire anche al presente, perché ripeto, Thuram potrebbe benissimo fare il titolare, Bissek magari col tempo potrebbe prendere spazio e diventare un futuro titolare. Ricordiamoci che però Bissek gioca a sinistra dove c'è Bastoni, quindi rubare il posto a Bastoni mi sembra un po' impossibile, però magari sperimentandolo magari come terzo di destra, boh, chissà, visto che comunque è bravo con entrambi i piedi. Però ripeto, per adesso sono abbastanza contento di come è iniziato il calciomercato, spero si possa concludere meglio, ovvero senza vendere Onana, per esempio. Però ripeto, tutto sta nel tempo, il tempo ce lo dirà, vedremo se ci saranno notizie positive o negative. Voi come sempre ragazzi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, io come sempre vi chiedo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, ci vediamo con un prossimo video e sempre forza Inter ragazzi!